Ci troviamo a Calcinelli per parlare di Sguardi di Guerra, è organizzato dall'associazione Liberamente e con noi c'è una degli ospiti, Asmeh Dashan. Asmeh è direttrice di Mondo Lavoro, un giornale marchigiano, è nata ad Ancona, è figlia di genitori siriani, sei giovanissima perché hai 38 anni, quindi è un bagaglio di esperienza molto vasto. Sei stata anche nominata ambasciatrice della pace, premio universale Universum Donna e tante altre qualifiche che te modestamente mi stai dicendo no, non le dire, ma veramente Asmeh è una risorsa importante per questa serata e anche per il nostro territorio. Sei venuta a parlare di Siria, te come esperienza in prima persona, sei stata quest'anno anche in Siria, e cosa vieni a raccontare qua da noi? Ma quello che provo a raccontare attraverso le foto e attraverso la mia testimonianza è una situazione a livello umanitario che è davvero disastrosa. Provo a raccontare il dramma di un popolo che da quasi 4 anni sta subendo un autentico genocidio. Provo a raccontare la sofferenza di tantissimi bambini che per il 4º anno consecutivo non possono andare a scuola. Quindi provo a raccontare questo, la voce dei civili siriani, la voce di chi non ha scelto la strada della violenza, ma la violenza la sta subendo. E generalmente chi subisce la violenza è chi non ha voce, per cui il nostro incontro di questa sera con l'amico Mattia Scanapini serve proprio a questo, a voler dare a tutti quei bambini, a tutti quegli innocenti, a quei civili, la voce che gli è stata tolta. Quindi anche far vedere non solo quello che si vede sui telegiornali, ma un mondo dietro a quello che si vede nelle notizie. Ma purtroppo sui telegiornali si fanno vedere le guerre da una angolatura strana, l'angolatura delle armi, l'angolatura dei carri armati che sparano, e non si scende mai nel basso. Il basso non intendo qualcosa di basso profilo, tutt'altro. Il basso significa proprio chi è a contatto con la guerra e la subisce, chi è sotto quelle bombe, chi è sotto quelle violenze. E la guerra va raccontata, secondo me, anche tramite la voce di chi appunto si trova a viverla tutti i giorni, chi si trova dall'oggi al domani senza più una casa, chi si trova a non poter più attraversare la strada del quartiere in cui è nato e vissuto perché ci sono i cecchini oppure perché c'è l'esercito. Quindi raccontare la guerra, a mio avviso, è anche questo, è anche scendere a contatto con le persone. Quindi non solo i numeri, che a noi ci danno numeri e poi uno non si rende conto, dici tot migliaia di sfollati o morti, però uno veramente non si rende conto finché non senti delle storie reali, come è stato poi qua quando è stata la seconda guerra mondiale o quelle precedenti. Si sentono le storie dei nostri nonni, allora un po' ci si impersona un po' in quelle vicende, e così un po' quello che volete fare voi. Certo, cioè riportare quella dimensione umana che la guerra ti strappa, perché sembra, no, che in guerra ci siano dei numeri oppure ci siano delle masse umane che ragionano e vivono tutte nello stesso modo. In realtà non è così, perché ogni singola persona, ogni singola famiglia vive e subisce la guerra in una maniera diversa. Ogni persona ha una storia da raccontarti, ogni persona ha un affetto che le è stato strappato, ha un'emozione che sta vivendo, ha un progetto di vita che è stato in qualche modo stroncato. Per cui ecco, il contatto di chi riesce ad andare in situazioni di guerra e ad entrare in contatto con la popolazione ascoltando le loro storie è appunto questo, proprio riportare il volto umano delle guerre, che invece spesso vengono raccontate semplicemente come uno schieramento di parti opposte che in qualche modo si stanno facendo la violenza e la guerra. Noi lo vediamo un po' in modo distaccato, perché logicamente non conoscendo queste cose più nel personale, per noi sì è guerra, come può essere anche da un'altra parte, quindi per noi sono solo, purtroppo, sono solo numeri. Invece è importante conoscere queste cose e conoscere persone come te che veramente hanno vissuto e conosciuto gente con dei problemi, non solo quelli della guerriglia, ma proprio di vita quotidiana. Eh sì, perché è questo, proprio il quotidiano che la guerra ti strappa, cioè quando ti svegli la mattina e una bomba distrugge tutta la tua casa, se hai la fortuna o forse a volte l'onere di sopravvivere e raccontare quello che hai vissuto, ti trovi a raccontare, a ricordare una situazione che è quantomeno disumana, perché veramente un aspetto della guerra che forse si trascura, soprattutto quando purtroppo di guerre ce ne sono molte nel mondo,
è proprio il fatto che la guerra ti strappa quello che hai di umano, quindi ti strappa gli affetti, ti strappa la quotidianità, ti strappa i piccoli gesti della vita, di andare a scuola piuttosto che andare a lavoro, piuttosto che andare in qualsiasi parte, quindi girare liberamente. La guerra ti toglie tutto. La guerra ti toglie tutto e tu riesci a raccontare questo solo se hai la possibilità di entrare in contatto con la gente, perché da fuori la percezione che hai è sì di un dramma grande, è sì di una tragedia umanitaria che ha proporzioni veramente terribili. Leggevo oggi che l'UNICEF dice che la situazione in Siria è la peggiore emergenza umanitaria degli ultimi 64 anni, per cui ci rendiamo conto, insomma. Però essere testimone in queste zone ti dà questo quasi privilegio di poter toccare con mano la sofferenza degli altri. Dico privilegio perché le persone che riescono poi ad aprirti i loro cuori, regalarti quello che è il loro racconto, in qualche modo ti rendono partecipe del loro dolore. Per cui la guerra non è più solo numeri, non è più solo schieramenti, non è più solo emergenza, ma è anche una situazione di cuori che vengono distrutti. Quindi chi racconta la guerra, se riesce a riportare il volto umano che c'è dietro a questi grandi racconti, riesce sicuramente anche a far riflettere le persone sul fatto che quelli che stanno morendo in Siria sono proprio come noi, sono genitori come noi, sono figli come i nostri, e quindi diventa molto più difficile girarsi dall'altra parte e rimanere indifferenti. Quindi la guerra lascerà non solo segni fisici a molte persone, ma anche psicologici, che sarà difficile poi cancellare, soprattutto nei bambini, penso ai bambini che crescono in questi anni di guerra, che poi sono molto vulnerabili i bambini e incamerano molto queste cose. Guarda, purtroppo per quanto riguarda i segni fisici si parla di oltre 1 milione di morti, di cui più della metà sono mutilati, per cui pensiamo a tutti quei bambini che non hanno più le gambe, non hanno più un arto, sono rimasti ciechi o invalidi e che vedono strappata la loro infanzia. Certo, i traumi che vivono oggi sono forse una goccia rispetto a quelli che sono i traumi che si portano dentro e che forse ancora non sono del tutto emersi. Io ho avuto la possibilità quest'anno di intervistare una psicologa che lavora in una città della periferia di Aleppo e che sta realizzando un progetto proprio per tentare il recupero di questi bambini, perché sono bambini che tutti i giorni sentono i bombardamenti, quindi sia a livello fisico, proprio le scosse che un bombardamento ti dà, sia a livello emotivo, tutto ciò che è paura, tutto ciò che è assistere a scene di violenza. Loro però lo stanno vivendo quasi come una cosa, a questo punto quasi normale, perché ormai sono anni che vivono questa cosa. Ti dico una cosa, la prima volta che sono stata in Siria l'anno scorso sotto i bombardamenti, proprio in occasione del primo bombardamento in cui ero dentro, ho guardato quello che facevano i bambini per capire, insomma, quale doveva essere anche il mio comportamento. E allora lì ci sono bambini che reagiscono in maniera diversa, perché ci sono quelli che, nonostante siano 3 anni, sono ancora talmente terrorizzati, ma forse proprio il fatto che si stia prolungando, per il fatto che ogni bombardamento evoca in loro, rievoca questi ricordi terribili. Bambini invece che chiudono gli occhi e dicono adesso aspetta, adesso passa, adesso non ci sarà più. Per cui anche questo è un aspetto drammatico, cioè quando la guerra diventa quasi un qualcosa di familiare, cioè quando tu entri nell'ordine delle idee che sì, oggi ci può essere un bombardamento, ci possono essere dei morti come se sia la normalità. E allora rispetto alla tua domanda, ai traumi che stanno subendo questi bambini, sono traumi che la psicologa appunto mi raccontava, che sono traumi che dentro di loro li stanno lacerando. Cioè questi bambini sono delle bombe a orologeria, ma non nel senso che diventeranno violenti contro qualcuno, ma perché avranno una sorta di implosione, la loro infanzia è stata rubata in maniera terribile. E soprattutto qualsiasi percorso, lei mi diceva quasi frustrata, che comincia con loro per fare una sorta di recupero psicologico, è un percorso che viene interrotto e si ricomincia da capo, perché se oggi c'è un miglioramento, alla strage che ci sarà domani ritornano indietro, quindi non si ha il tempo di arginare e curare le proprie ferite, che queste ferite purtroppo vengono riaperte. Questo finché il conflitto non finirà è una cosa che non si potrà mai risolvere.
Assolutamente no, perché finché si spara, finché ci sono le violenze, non si potrà mai iniziare un vero e proprio percorso di recupero a livello proprio di, anche di dialogo tra civili, perché adesso è logico che si stanno rafforzando delle dinamiche, no, di diffidenza gli uni dagli altri, di risentimento di un gruppo rispetto all'altro, mentre la Siria è sempre stata storicamente una culla della convivenza tra le diverse etnie, tra le diverse religioni. Non dimentichiamo che appunto le religioni monoteiste sono nate tutte in quella zona del mondo. Invece il fatto che la guerra vada avanti, che ci siano appunto queste violenze, rischia anche di creare una deriva settaria che potrà avere delle conseguenze terribili non solo sulla zona ma anche a più ampio raggio. Te hai anche scritto dei libri, questa sera presenterai una silogia di poesie e si chiama Tu Siria, sono raccolte da più persone, mi sembra, vero? Sì, è una silogia che abbiamo scritto a quattro mani, io e una giovanissima poetessa siriana che si chiama Yara Zaiter, che è una studentessa. E entrambe siamo accomunate dal fatto di essere italo-siriane, quindi dal fatto di essere nate e cresciute in Italia, ma di avere le nostre radici in Siria. E ci siamo trovate proprio scrivendo, ci siamo conosciute in occasione appunto dell'inizio della guerra della Siria, scrivendo le nostre emozioni. Per cui lei, giovanissima, a 20 anni, l'ho invitata a partecipare a questo mio progetto di scrittura perché volevo dare voce anche a un'esperienza diversa della mia. In quanto Yara tutti gli anni andava in Siria, quindi aveva dei ricordi freschissimi. Abbiamo scritto questa silloge, Tu Siria, che abbiamo poi pubblicato grazie a un editore marchigiano che è Simone Giaconi della Communication Project. E la cosa bella di questa silloge è che tutto ricavato va in beneficenza, quindi stiamo finanziando dei progetti a livello soprattutto sanitario, perché come dicevo prima l'emergenza è talmente grande che ogni piccolo aiuto può essere veramente una goccia nel mare, ma può essere buono. Bene, quindi tutto quello che oggi troviamo qui, i cataloghi di Mattias, il libricino, il tuo libro, andrà tutto in beneficenza, tutto in vendita e in beneficenza per Siria. Sì, la cosa che mi ha accomunato dal primo incontro anche con Mattias era proprio questo, cioè il desiderio di non essere solo, tra virgolette, non essere dei testimoni di quello che abbiamo visto e di portare appunto alla conoscenza del grande pubblico un dramma che veramente è stato dimenticato, se non ignorato, ma anche di cercare di concretizzare questa nostra testimonianza trasformandola in aiuti umanitari. Mattias, come Yara, è un ragazzo giovanissimo, ma veramente un bagaglio di esperienze, una sensibilità che lo rende una persona preziosa per chi lo incontra. La Siria vista attraverso i suoi occhi è una Siria che soffre, una Siria che ha bisogno dell'aiuto, e in questo gli italiani sono un popolo veramente molto sensibile, che non si tira mai indietro rispetto alla sofferenza degli altri, ma è sempre pronto a farsi avanti, ad aiutare. Per cui ben vengano queste iniziative, ben vengano anche giovani come Yara e come Mattias, perché è proprio attraverso i giovani che forse si può ridare una speranza sia alla Siria che al futuro dell'umanità, che in questo momento sembra vivere una situazione di grandi paure e grandi incertezze. Noi ti ringraziamo, Asmè, e accoglieremo la serata nei nostri cuori. Grazie. Grazie a voi di cuore.